ognuno di voi due avrà la sua stanza quando la nuova casa sarà finita. Missy che ti dice, io andare a King City, comprare le bottiglie. Allora. Missy dille io tornare solo lunedì. È tanto tempo che non prende un giorno di libertà. Ha lavorato duramente, Ada. Penso che un po' di riposo gli farà bene. Ma hai sentito la tua padrona? Non preoccuparti, io so cavarmela a meraviglia. Posso occuparmi di tutto per un paio di giorni. Ragazzi, grazie per la vostra giornata di lavoro. Grazie, signor Ada. E saluti anche alla mammina. Buon fine settimana. Katie, ho già scaldato la minestra. Katie, perché hai chiuso a chiave? Sei stupenda. Ho intenzione di andarmene. Non puoi ancora uscire, è passata solo una settimana. No, Adam. Io ti lascio. Io non capisco. Non c'è niente da capire. Fammi passare, per favore. Io non sono quella che tu credi. Ho cercato di esserlo. Ci ho provato, credimi. Ora non ce la faccio. E i vostri bambini? Loro stanno meglio senza di me. Tutti voi starete meglio. Ci sono cose di me che tu ignori. Cose che non puoi immaginare. Io non ti credo. Credi quello che vuoi. Ma ora me ne vado. Katie, non puoi andartene. Non così. Ti avverto, Adam. Non cercare di trattenermi. Tira via quelle manacce! Mi spiace, Adam. Non pensavo che tu te la prendessi tanto. Ho bisogno di cambiare aria per un po', ma... Ma se tu non vuoi, non importa. Non me ne andrò. Adam, ti prego, apri la porta. Sam Hamilton, aspettami! Salve, ora. Stai andando a trovare il signor Trask? Sì, infatti. Ti dispiace se facciamo la strada insieme? Se riesci a sopportare la mia compagnia, sono scorbutico da un paio di settimane. Ho saputo che c'è stato un incidente la settimana scorsa. Adam Trask si è sparato un colpo di pistola, vero? Sarebbe morto dissanguato se il ragazzo cinese non fosse rientrato verso mezzanotte. Credo che ognuno abbia il diritto di raccontare allo sceriffo quello che vuole. Ah, sì, certo. Solo che tu riusciresti a spiegarti come ha fatto un uomo a spararsi a una spalla con una Colt 44? Vedi, sceriffo, lui è uno dell'est. Loro sono più in gamba di noi. Stavate pulendo la pistola ed è partito un colpo, eh? Sì, è stato un incidente. Dunque, voi stavate pulendo il tamburo e avevate dimenticato di togliere le pallottole. Il grilletto era alzato e accidentalmente è scattato. Sì, è andata così.
Allora, la pallozza l'aveva preso in pieno, ha attraversato il muro e ha ucciso 3 scoiattoli e un orso polare. Volete sul serio che scriva questa storia nel mio rapporto, signor Trask? È stato un incidente. Perché venite dall'est e quindi non sapete maneggiare una pistola? Sì. Non siete voi quello che è stato in cavalleria e non vi hanno anche decorato per il vostro coraggio in battaglia? Vostra moglie era in casa quando è successo il fatto? No, era uscita. Shin-chan, vieni un momento, ti dispiace? Va a dire alla signora che lo sceriffo Quinn vorrebbe avere il piacere di parlarle. Missy, non qui. No? E dov'è? Su, Shin-chan, ti ho fatto una domanda. Dov'è la signora Trask? Dov'è andata? Pensa che tornerà? Io non lo so. È la prima cosa che dite alla quale credo. Avrei bisogno di qualche altra informazione. Come si chiamava vostra moglie prima di sposarsi? Io non lo so. Da quale città veniva? Dove abitava? Io non lo so. Potete descrivermela? Siete in grado di farlo? Era bellissima. Era, signor Trask? È bella. Davvero molto bella. Non sapete il cognome di vostra moglie né da dove venisse. Non me la sapete descrivere e io sono nato la settimana scorsa con l'anello al naso. Dannazione, signor Trask, non lo faccio per curiosità, è la legge. Aprite gli occhi e dite la verità, anche se vi farà male e se dovrete andare al fresco. Non riuscirai a spaventarlo, Horace, non gli importa niente. Potresti anche torturarlo e lui ti ringrazierebbe. È distrutto dentro, non lo capisci? Quello che non capisco è perché se la prenda tanto. Vedrete che prima o poi tornerà. Fanno tutte così. Shin-chan, portami il cavallo. Salutami tua moglie, Samuel. Lisa ha preparato cotolette d'agnello e minestra d'avena che basterebbe a sanare 3 ferite per volta. L'ho lasciata in cucina. Direi che tra un paio di giorni potrei tornare al lavoro ai pozzi. Io non voglio più pozzi. Vi pagherò per il lavoro fatto. Credo che una delle cattive abitudini che l'uomo non perde sia quella di dar consigli. Non voglio consigli. Beh, nessuno li vuole. È un regalo di chi li dà. Adam, vivi le tue emozioni, ma poi torna a vivere. E dopo un po', non tanto poco, andrà tutto a posto. Adam, Adam. Volete arrestarmi, sceriffo? O avete bisogno di qualcos'altro? Trask dice che voi non c'entrate. E perché dovrebbe mentire? Perché i cani mangiano la terra? Ah, io non lo so. Non volete sapere nemmeno se è grave? Sì, vi prego. Al 40% direi che sta quasi bene, ma ci vorrà del tempo. Certo, se il cinese non fosse rientrato quella notte sarebbe morto dissanguato e voi ora sareste in prigione. Mi spiace. Questa è stata la vostra prima bugia.
E poi non vi dispiace affatto. Se vogliamo andare d'accordo, rammentate di essere onesta con me. Voi mi piacete, sceriffo. Voglio scrivermelo sulla mia agenda. Metterete anche una rosa fra le pagine? Se volessi vi perseguiterei per tutta la contea e direi ai miei colleghi di fare lo stesso finché vi trovereste di fronte all'Atlantico e vi ci annegereste. Perché non lo fate? Perché in un certo senso apprezzo il lavoro di Faye e di tutte quelle come lei. Fra chiese e case di tolleranza i cittadini sono piuttosto occupati e felici e questo mi semplifica il lavoro. È quello che cercate? Un lavoro semplice? È semplice e lungo. Ho intenzione di passare alla storia come lo sceriffo di Monterey più vecchio e più ozioso. Ok. Cosa vuole che faccia? Ammetto che siete ammirevole. Da dove venite e dove siete stata non mi interessa. Mi raccontereste delle bugie e io non voglio perdere tempo. Avete cambiato nome e vi siete tinta i capelli. Nessuno qui vi conosce e mi sta bene. Ma non rubate agli struzzini. Non sparate a nessuno. E non accostatevi nemmeno a Adam Trask o a quei due angioletti. Non voglio che crescano e vengano a sapere che la loro madre è una puttana. Tenetevelo per voi. Dopodiché, la vita è tutta vostra. Ah! Eccoti qui, Katie. Non è un tesoro, Horace? Pare di sì, eh? E tu stamani si sente tanto giù, poverina. Ti spiacerebbe, cara, portarla dal dottor Wilde per una visita di controllo. Certamente, Faye. Se non l'avessi vista con i miei occhi, direi che te la sei inventata tu. Ma sceriffo Quinn, come gli permettete di fare il vecchio scettico? È per questo che andiamo d'accordo, no? Io non capisco, Faye. E che fine faranno i miei clienti? Solo stasera ne ho 5 regolari e domani... Tu gli direi molto semplicemente che non farai più questo genere di lavoro. Mai più. E aggiungerai che si scelgano un'altra ragazza. Ma io devo lavorare, Faye. Qui o altrove. Devo guadagnarmi da vivere. Ma qui sei tu che stai mandando avanti tutto. Avrai da me quello che guadagnavi e continuerai a fare il mio lavoro. Io ti sono molto vicina, Katie. Tu sei quasi una figlia per me. E mi fa star male sapere che proprio tu devi... Io voglio che tu mi prometta che farai quello che ti ho chiesto. Promesso. Oh, sei la mia cara figliola. Beh, ora devo andare dal mio avvocato. Ma stasera, dopo la chiusura, vieni a bussare alla mia camera. Ho una sorpresa per te. Che genere di sorpresa? Oh, se te lo dicessi non sarebbe più una sorpresa, ti pare.